Siamo in diretta con uno speciale dedicato ai Milano 84, che adesso vado. Allora, datemi come al solito un momentino. Tanto saluto tutti, gli amici degli anni Ottanta, intanto che invito i due Fabio. È un po' che non facciamo una diretta, anzi mica tanto perché abbiamo fatto l'ultima che eravamo al Modena Nerd. Abbiate pazienza che allora, ecco qua il poi primo Fabio. Come al solito, sai, ciao. l'inizio è sempre il problema. Allora, il tuo socio l'ho invitato, ma non lo vedo partecipare. Ok, aspetta, eh. Tanto ormai lo sanno che ci segue, che i primi 2 o 3 minuti sono di setup, diciamo. Ok. Tanto vi saluto tutti quelli che sono online. È sempre un piacere fare, insomma, qualche diretta quando ho tempo e soprattutto voglia. Quello è fondamentale, direi. No, vabbè, ma se c'è un buon motivo si fa volentieri. Ma poi dicevo che l'ultima diretta l'ho fatta una settimana fa in diretta da Modena, quindi quando Ah, è capita. vero, me lo ricordo, come no, me lo ricordo. Sì, è stato carino. Poi Infatti è c'erano bellissimo il tante riflesso cose dell'album sui tuoi occhiali scuri. È annotate. Hai visto? una Perché figata pazzesca. non so se te l'ho raccontato questa cosa degli occhiali, che è successo durante la Me l'hai prima detto. diretta, che avevo Sì. messo gli occhiali perché avevo degli occhiali vistosi, ma anche oggi non scherzo, eh. E quindi l'occhiale nero, che comunque fa abbastanza anni 80, ci sta. Dov'è Ci sta benissimo proprio. il tuo socio? Sta guardando Vaporissima Sprint, secondo Dice. me. Tu Guarda riesci la a. concorrenza. Eccolo Io qua. senti, No, adesso l'ho rinvitato perché forse. Ok, rimandagli l'invito. L'ho già mandato. Eccolo. Eccoci, Eccoci, ciao. il Oi. di Fabio. Eccoci. Allora, intanto facciamo una breve presentazione perché agli amici che ci stanno seguendo e ci seguiranno dopo perché. Col tempo ho apprezzato il fatto che questi video li guardano in tanti dopo e magari non in diretta, quindi questa cosa qua fa piacere. Presentatevi. Sì, siamo Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini, siamo Milano 84, siamo romani, ma ci piace molto Milano, tant'è che il nostro progetto musicale lo abbiamo intitolato così. Wow, questo è il Si nostro album che Massimo sta tengo, mostrando in tutto il suo ci tengo a dire splendore. che non sono stato pagato, non è che lo faccio No, no, volentieri. no, no. Assolutamente, ma nemmeno noi siamo stati pagati, cioè. Ma quello è normale, l'artista è l'ultimo a essere pagato storicamente. Assolutamente, assolutamente. Quando. Siamo in attività da un paio di anni, abbiamo fatto delle canzoni e alcune di queste canzoni sono presenti nel nostro primo album che, come hai fatto vedere, esce in questo particolare formato. Un vinile con in bundle un CD per un totale di 16 pezzi. Dimenticato qualcosa, fa? Cioè, detto tutto. No, mi sembra tutto giusto. Dai, Allora, l'introduzione è andata.
Come vi dividete i compiti? Perché poi, allora, io vi ho scoperto per caso, poi ho fatto una bellissima amicizia con Fabio che mi ha raccontato il vostro mondo e chiaramente io amando non solo la musica anni 80, ma amando la musica elettronica in genere, mi è subito piaciuto diciamo, l'intento, ma la cosa però... All'inizio che mi sono chiesto, come capita in tanti progetti che hanno queste sonorità anni 80, ma comunque pescano nel nuovo e nel passato, è il perché, cioè com'è che uno arriva a fare questo, non fare un disco rock o italiano pop? Ma guarda, il perché è perché c'è la passione, l'entusiasmo e perché condividiamo appunto la stessa passione per la musica degli anni Ottanta. In realtà non solo per la musica, anche per molte cose che sono successe negli anni Ottanta, no? Al cinema, al design, ai fumetti, ai videogiochi. Cioè c'è tutta questa roba, diciamo, che è un insieme di condivisione che abbiamo voluto in qualche modo così provare, diciamo, a ripercorrere. È un po' una Ecco, rilettura la usare questo nostra, termine. come ti Sì, raccontavamo. Ci piace perché poi. rileggere un po' questo immaginario e farlo nostro e portarlo nella contemporaneità. Ecco, questo è un po'. Sì, che poi la cosa particolare è che questi ultimi anni si sono sentite tante cose con ispirazione anni 80 da DJ famosi come Bob Sinclair o insomma tutte le pop star diciamo che hanno attinto campionando, facendo remake perché poi hanno fatto diciamo cover di pezzi degli anni 80 però secondo me la cosa differente è che magari prendere un suono, prendere un campionamento, invece fare un progetto da zero con un'ispirazione è una cosa ben diversa e qua, almeno a livello italiano, limitiamo le band o gli artisti singoli che fanno progetti del genere. Sì, è vero, nel senso che il nostro lo abbiamo sempre pensato come una forma di concept, un concept che è sicuramente musicale, ma che ha appunto una visione dietro. Ci abbiamo impiegato un po' per definire bene quello che volevamo fare, però alla fine, diciamo che dopo 3 anni di attività, abbiamo sicuramente le idee chiare, cioè sappiamo bene quello che ci piace. Ad esempio, una delle cose a cui teniamo molto è cercare di evitare l'effetto nostalgia, che è una cosa che è sempre un po' dietro l'angolo. Nel senso, a noi piacciono tantissimo gli anni Ottanta e ci piace molto l'idea, come dicevamo prima, di poterli riattualizzare, no? Di poter prendere quella che è stata la lezione importante anche in una chiave ottimistica di visione del futuro, cioè gli anni 80 sono stati, come dire, fondamentali, seppur anni controversi, fondamentali rispetto a una visione, di ciò che è possibile fare in tanti livelli, soprattutto a livello creativo. Ecco, un po' di questa forza, di questa creatività, probabilmente di questo slancio creativo, sarebbe bello portarlo anche nei giorni nostri. Sì. Barbara chiede se sono pezzi inediti. Sì, sono pezzi inediti, quindi poi c'è anche una cover che, se non sbaglio, dei Sì, dei Karma, giusto? Christmas, sì. Dei Crisma Karma. Adesso, Di Christmas. scusami, ma sono un po' fuso oggi, vabbè. Però sì, però il progetto è fatto di brani inediti, questa è la cosa bella. E poi no. In italiano e in inglese, quindi ce n'è per tutti i gusti, ecco. Perché anche quello riprendere gli anni 80 oggi, secondo me, ne avevamo parlato, ci sono tante cose buone degli anni 80 anche in italiano e tante cose magari da dimenticare. Poi ho un po' di vinile, così magari qualcuno la dimentichiamo. Sì, dimentichiamola insieme, dai.
No, intanto dice, ma siamo gli anni 80, visione musica formidabile, è iniziato dai mitici Ultravox. Beh, poi ecco, le fonti di ispirazione, ecco, io personalmente sono partito in un modo un po' strano negli anni 80 perché io ascoltavo tutto. Quel consiglio che do Pure sempre a voi. tutti di ascoltare tutto, di non avere... Io ascoltavo Bach, ascoltavo musica classica. Però ascoltavo i Depeche Mode, i Joy Division, gli Iron Maiden, Bon Jovi, o gli nostri o Battiato, Alice. Quindi ascoltavo il cantautorato perché mio zio mi passava i dischi dei cantautori. Fortunatamente ascoltavo cose buone perché ascoltavo i Pink Floyd, ascoltavo i Dire Straits. È la fortuna anche quello di avere un passaggio di consegne. Voi invece cosa ascoltavate negli anni Ottanta? Ma guarda, quello che dicevi mi fa pensare al fatto che molto spesso si identificano gli anni 80 con il synth pop, magari con il pop diciamo un po' più da classifica, ma in realtà è un decennio in cui sono andati avanti anche gli altri generi musicali, come giustamente osservavi tu, dal cantautorato appunto al metal. Al metal più classico fino ad arrivare poi al metal più estremo verso la fine degli anni 80. Insomma, ci sono varie sfaccettature. Personalmente, ovviamente ascoltavo la musica, diciamo, che era un po' più, tra virgolette, commerciale. Quindi poi la musica che in realtà noi cerchiamo in qualche modo anche di riproporre. Però, ecco, diciamo, nei miei ascolti c'era anche, per esempio, il progressive rock. Insomma, quello che si ereditava, diciamo, dagli anni 70, i cantautori, perché no, De Gregori, Venditti, quindi c'erano moltissime altre cose oltre a quello, diciamo, che poi alla fine era un po' più mainstream come genere. Sì. E tu? Sì, nel senso che sono onnivoro così come lo sei tu e come in qualche maniera lo è anche Fabio, perché apparteniamo a una generazione dove un po' gli steccati erano saltati, no? Noi degli anni 80 ci portavamo appresso delle istanze che erano quelle degli anni 70, quindi un certo tipo di musica che era il rock o il cantautorato, ma allo stesso tempo un'apertura molto forte. Che era quella che dopo il punk aveva caratterizzato la possibilità di potersi esprimere musicalmente. Quindi tanta new wave italiana, a partire appunto dai Crisma, ma anche i De Novo, i Lifiba, Neon, e tanta new wave anche, soprattutto inglese. Sai, poi Oltre ai mostri sacri, parliamo già appunto di Joy Division, New Order, Depeche Mode, quelle sono diciamo, le Ultravox sono le basi. Insomma, senza il loro ascolto, non sa nulla di quello che stiamo facendo oggi, penso sarebbe possibile. sì, forse diciamo che poi il contrasto che c'era negli anni 80 era magari proprio effettivamente quello che arriva dagli anni 70, quindi quelli che facevano un po' i fighetti e rinnegavano magari il cambio di stile di tanti cantanti poi arrivati negli anni Ottanta, che forse non è, si adatt forse era un adattamento. Se io penso a questo, Bowie negli anni Ottanta con Let's Dance, criticatissimo, È un perché capolavoro questo sai, album. arrivava da Space Oddity, insomma, da tutto quel mondo, diciamo, dal glam alla Station. sì, a sperimentazione, a arrivare una roba proprio Let's Dance che era la tamarrata estiva, eppure ci aveva visto lungo. E che produzione aveva Let's Dance? Cioè, suonava da paura, era una roba incredibile. Io penso che poi gli artisti, quelli fighi, quelli che sono stati in grado di reggere e anche durare nel tempo, sono quelli che si sono, rimanendo se stessi, sempre reinventati. Cioè, non si sono mai seduti su quello che avevano fatto. E Bowie è l'esempio lampante di questo. Cioè, il Bowie degli anni 80 io lo adoro. Cioè, per me mi piace tantissimo anche quello degli anni 70. John Lennon e Yoko Ono. Se tu pensi a lui, anche lui aveva provato tutto negli anni 80, ha fatto un mashup di tutto quello che aveva provato prima,
dal rock and roll al pop, al lento. La bravura, secondo me, è sempre quella di sapersi reinventare, anche perché poi invece ci sono stati tanti artisti anni 80 che sono stati chiusi in quel modo, sono diventate meteore, hanno avuto un successo incredibile, perché noi ragioniamo, ma magari adesso questo non so, ma un 45 giri faceva milioni di copie. Erano cifre importanti, insomma, oggi arrivare a quelle cifre, insomma, sarebbe impensabile, impossibile. Cioè, forse ci si arriva con lo streaming, ma non è proprio Sì, la stessa cosa. sì, infatti la cosa che ho apprezzato di quando non ho ancora aperto, perché come promesso, così non immaginare la prima cosa che ho apprezzato di questo vinile qua. Non lo direste mai, forse. Non lo so. La bustina di plastica. Perché? Bellissimo. No, perché il vero malato come me ai vinili nella bustina di plastica, perché si rovinano, li tiene Vero. protetti. E quindi È questa vero. cosa qua, invece il cellophane, che tu lo strappi, lo butti via, poi ti devi comprare la bustina protettiva. E noi invece l'abbiamo già L'avete messa in vista. linea, ma non solo, ma c'è anche un CD, perché, cioè, giustamente. Che poi diventa un problema questo, eh? È meno un Sì, eh. problema questo, perché il vinile è tornato nei negozi diciamo di hi-fi, ma anche le catene famose, Grandi vendono distributori. i giradischi. Invece il CD ha un problema, perché i computer non hanno più il CD, le macchine non hanno più il CD, gli stereo non hanno più il CD. Quindi Ma questo è infatti, veramente siccome un bonus. noi volevamo Questa è essere gli l'alternativa. incalzoni, abbiamo fatto il CD anche, cioè non ci bastava il vinile, abbiamo voluto proprio fare una cosa Ma ultra è questa la fase vintage, siamo andati alternativa. oltre. Allora, intanto, vabbè, il vinile è sempre è troppo bello da vedere, da toccare. Il vinile si tiene così, mi raccomando, perché sennò si lasciano impronte. Infatti la cosa incredibile è che addirittura non solo il ritorno del vinile, che hanno riaperto le stamperie, in tutto il mondo, ma in America hanno iniziato a ristampare le cassette. Cioè, le cassette. Sì, adesso c'è il problema delle Sì, è la roba, cassette. manca lo stereotto, però secondo me è proprio il fatto di avere qualcosa di fisico, cioè di avere Certo. l'oggetto. Cioè qua compri comunque l'oggetto, come il libro, come il quadro, il gadget, qualsiasi cosa. La musica digitale, secondo me, ha un grandissimo vantaggio, che può essere trasmessa e può farti sentire in tutto il mondo. Però poi dopo non rimane niente. È Cioè, vero, è vero. Ma un po' è questo anche il pensiero che ci ha guidato in questa uscita, che ha guidato anche Matteo Gagliardi, che è il boss di Lost Generation Records, che è l'etichetta per la quale usciamo, che ha voluto dare comunque un segnale importante, diciamo, decidendo di farci esordire su supporto fisico e per il momento non c'è un'uscita digitale. Proprio avete fatto bene. perché è importante, come dicevi tu, la musica è qualcosa che è impalpabile ma anche tangibile, ha bisogno di sostegno. In questa maniera si può dare un sostegno importante e concreto. Non siamo usciti in multicassetta, quello no, però insomma, No, magari tra un po' faremo pure questa uscita. elegante il contrasto nero con i colori, comunque, sai, gli anni 80 sono state anche un'esplosione di colori. Certo. Sono delle cose che racconto sempre, perché mi piace ricordarle, però proprio il fatto di mettere il colore ovunque, di farle sparare, quello che ha inventato MTV negli anni 80
È stato incredibile, è stata veramente una nuova chiave di lettura, cioè arrivavamo dal bianco e nero degli anni 70, avevamo tre canali, qualche TV privata con i film porno e Pure a Roma, invece, certo. vabbè, bella sera a tutti. E invece MTV ha veramente rivoluzionato tutto, poi in Italia insomma c'è stato fatto un buon lavoro perché abbiamo avuto DJ Television, abbiamo avuto Video Music, Disco Ring, Popcorn, tanti programmi che hanno preso quel modello poi. Anche se forse su certe cose siamo partiti prima, perché Disco Ring e Popcorn sono ante-MTV, quindi ci Sì, hanno visto dopo. sono ante MTV, no, ma questo discorso sui colori che fai è giustissimo, a parte che noi siamo sensibilissimi proprio ai colori, ma forse perché siamo figli degli anni 80, proprio per questo motivo. Gli anni 80 è un'esplosione di colori, è un mondo a colori, si veniva dal bianco e nero, improvvisamente la pubblicità, i videogames, ma anche il design stesso diventa Mi tutto coloratissimo. faccio vedere una bella copertina anni 80. Wow, che spettacolo. Bellissima. Grande. E il Sì. rosso dominava. Il rosso era sicuramente presente. Ma infatti questa copertina di Kraftwerk è una copertina di grandissimo impatto, Ho tirato cioè fuori questo iconica proprio. perché se penso delle cose anni 80 che possono avervi ispirato, sicuramente tutto quello che hanno inventato loro, o ad esempio lui. Wow! Comunque tu c'hai delle cose spettacolari, guarda. Rockets. Accomano. Mitici Rockets! Sì, ho intervistato Quagliotti un mesetto fa, devo pubblicare l'intervista sul sito, ma sì, beh, Fabrizio! se tu ci pensi però, è bello proprio molte volte capitava negli anni 80, già anche negli anni 70 questo, di comprare i dischi solo per le copertine. Cioè tu entravi, vedevi, non so, questa copertina qua, e dici, ma chissà com'è il disco. Bellissimo. Oddio, i Sì. Nabbionda sono il nostro mito, cioè proprio Beh, tra i loro nostri i idoli. nostri idoli. No, ma questo che dici è molto sensato perché ovviamente io mi ricordo che non è che avevamo a disposizione tutte queste preview, tutta la possibilità, diciamo, di avere comunque degli ascolti prima dell'uscita del disco e quindi diciamo l'unico modo per verificare se quel disco ti piaceva era comprarlo e il primo impatto era appunto la copertina, quindi si sfogliavano, quando usciva una copertina che ti colpiva prendevi il disco. Personalmente ho preso diciamo anche molte fregature da questo punto di vista perché poi magari il disco Io non ti piaceva così. Bellissima, esatto, il contenuto diciamo che lasciava un po' a desiderare, ma all'epoca c'era anche la possibilità di riportare indietro, è farsi vero, dare il buono e comprarne molti, altri. Costava molti negozi bellissimo, davano il diciamo. preascolto anche. Sì. Chiede De Madrom se avete strumenti dell'epoca, cioè tastiere. Ma sì, qualcosa abbiamo. Allora, Abbiamo e le porteremo anche nel live set che stiamo preparando. Però devo essere sincero, ci piacciono molto, ma non siamo malatissimi, cioè nel senso che poi, come di solito racconta bene Fabio, ci troviamo molto bene a lavorare utilizzando gli strumenti che la contemporaneità ci consente, insomma. diciamo che ci piacciono molto le riproduzioni, quindi molto spesso andiamo a cercarci magari l'origine di quei suoni, quindi ci vediamo magari, che ne so, le varie band che ci piacciono, se ascoltiamo qualche traccia che ci colpisce particolarmente, dove sono stati presi, quindi che drum machine hanno usato, che synth.
Però poi anche per, voglio dire, come diceva giustamente Fabio, per motivi di comodità preferiamo usare, diciamo, dei strumenti virtuali che ci consentono innanzitutto di avere una palette molto più varia e poi in effetti sono più comodi, non si rompono, Tante, li riaccendi, funzionano. tante tastiere bellissime, anni 70-80 non avevano neppure il MIDI, quindi anche un problemino. Il MIDI nasce dall'84 in poi, prima dell'84 non esisteva e quindi era un modo diverso di comporre, di registrare, di arrangiare, era tutta un'altra cosa, insomma. Il Moog è bello, ma è complicato da utilizzare. Lo stesso per il Prophet, per il Wasp, tutta roba bellissima che noi ogni tanto ci è anche passata tra le mani, no? Come i bambini che hanno il giocattolo bello con cui giocare. Però Anche è perché anche poi vero una cosa, è anche vero che poi per quanto riguarda il suono che cerchiamo di affinare, vogliamo che abbia comunque un'identità nostra personale, per cui non vogliamo nemmeno essere troppo filologici, perché poi scivolare nel didascalismo è un attimo, cerchiamo sempre di trovare un giusto equilibrio. Insomma, se qualcuno poi dice suona, sembra proprio il sound di Milano 84, ecco, quella è la cosa che ci piace. Beh, giusto, sì, l'abilità anche quella di ricreare un suono che gli altri non riescono a fare, anche perché io ho sempre in testa Sweet Dreams degli Eurythmics, che è complicatissimo da riprodurre. Prova a farla live, non viene. No, Non viene così, viene un'altra cosa, magari bella, ma secondo me è una roba fatta in non studio. viene pure a loro. Nemmeno a loro, no, nemmeno a Dave Stewart viene. Ci ha provato un sacco di volte, ma non. Ma, sì, ma anche Depeche Mode, io l'ho visti varie volte in live e tante cose non sono come il disco, perché c'è su effetti di che in Stratificazioni live. micidiali, insomma, sì, è Ma vero. Ma vedrai che anche il nostro live conterrà, insomma, degli elementi anche proprio perché è un live differenti rispetto a quello che si ascolterà su quello che si ascolta sul disco. Insomma, ma alla fine è anche Normale. bello così, no? Cioè, se ti vai a vedere un live è perché senti suonare pure, se no, Sì, deve esserci è tutto scontato. l'effetto, sennò si uno diventa a meno che non vai a ascoltare Madonna in live, che è un dat, però vabbè. Io ho visto Madonna in concerto con la bocca chiusa, ma la canzone che andava avanti. Bellissimo. Ma solo lei se lo può permettere, credo, guarda. Però lo show è talmente bello Talmente che bello. ti toglie tutto il resto. Beh, ma ecco, forse l'altra cosa particolare degli anni '80 è stato proprio l'inizio dello show, cioè il videoclip, inteso che era il videoclip. Prima veniva fatto, sì, c'era quello nello studio già negli anni '60, se penso ai Doors o altre, o ai Led Zeppelin, facevano il video, ma non era l'intenzione di creare una storia, di avere una regia, così. Invece negli anni '80 è cambiato tutto. Negli anni 80 è cambiato tutto, è cambiato parallelamente la pubblicità, sono aumentati gli investimenti fatti dalle aziende per promuovere i loro prodotti e allo stesso tempo questo meccanismo è diventato un meccanismo che per osmosi è passato anche nel prodotto musica e quindi ogni singolo aveva il suo videoclip doveva essere un videoclip ben confezionato. Tra l'altro nei primi anni 80 si spendevano tantissimi soldi per realizzare videoclip, anche gli artisti italiani. Pensiamo ad esempio al videoclip di Alain Chopin di Gazebo, che ha tutt'oggi un videoclip bellissimo con una pasta cinematografica, una storia dietro. Fu girato in Inghilterra e la Baby Records spese una valanga di soldi, roba che oggi sarebbe impensabile investire così tanto nella promozione di un videoclip. In quegli anni invece era la prassi, si faceva e alcuni erano dei piccoli film, altri giocavano un po' a contrasto, c'erano dei videoclip bellissimi in cui quello che vedevi non c'entrava niente con la canzone, però miracolosamente la cosa funzionava alla grande. Sì. E noi siamo figli di quella, insomma, di questa nuova fruizione della musica anche molto legata alle immagini. Sicuramente poi
Quello il rapporto della musica col cinema negli anni Ottanta è stato sicuramente il migliore. Adesso sì, guardi i film, ci sono quei 4-5 compositori, non so, tipo Danny Elfman, o il componente di Police, adesso mi viene in mente Stuart Copeland che fa colonne Beh, sonore, o anche altri. Hans Zimmer, il terzo Sì. Crisma di Medicis, cioè che poi è diventato premio Oscar con il Re Leone. Lui Sì, è, infatti, insomma, un compositore fenomenale. cosa hanno in comune queste tre? No, questa forse no, adesso però sì, questi due sicuramente sì. Cosa hanno in comune? Cosa hanno in comune? Allora, Flashdance, E Top Gun. George Moroder. Bravo. Oh, è vero, è vero. Due Oscar, È parliamo. vero. No, ho anche il dubbio che anche Fame di Irena No, Cara mi sa fosse. Fame no, mi sa Fame No, no. infatti ho sbagliato. Però, insomma, Moroder ha sconvolto gli anni Ottanta. E tra l'altro, lui adesso è ritornato al successo grazie ai Daft Punk. A me la cosa è diventata anche un po' ridicola perché il fatto che i ragazzini conoscono Moroder per i Daft Punk e non per tutto quello che ha fatto prima, che è la cosa Beh, sì. Sì, triste. diciamo che vabbè, Moroder è veramente un musicista che ha attraversato i decenni rimanendo fondamentalmente sempre se stesso. Tra l'altro un personaggio di italiano atipico, aveva una sua idea di musica, per realizzarla è andata in Germania. E da lì è stato il suo trampolino di lancio verso il successo mondiale. Il E suono del futuro, uno come dice lui. completamente in sintonia con quello che era la musica giusta per quel momento. È difficile perché o sei in ritardo o sei in largo anticipo. Ecco, lui era perfetto, ha Lui è stato centrato proprio perfetto. al secondo proprio. Anche perché, come dice lui nella canzone di Daft Punk, dice: io ho preso delle cose anni 70, delle cose rock, delle cose funk, le ho messe insieme e ho creato il suono del futuro, senza saperlo però. Cioè, non è che l'ha fatto apposta. Cioè, lui ascoltava tante cose che gli piacevano, sicuramente la Germania. Della fine degli anni 70, inizio anni 80, era veramente, tant'è che Bowie ha passato gli anni migliori lì, anche a livello Trilogia creativo. nasce lì non a caso, insomma. E sicuramente lui è riuscito a mettere queste cose insieme qua tra l'altro, ha anche stato forse il primo a non essere un cantante, a fare musica e usare tante voci diverse. Ora è normale, adesso senti il DJ che ogni canzone ha la cantante diversa, che sia Dua Lipa, che sia Sia o roba del genere. Quindi adesso è la normalità, ma negli anni '80 invece no, perché diciamo che uno faceva la band, aveva la sua cantante o il suo cantante e andava avanti così. Lui. Sì, è stata una figura, diciamo, un po' del produttore, anticipatrice del produttore, la figura del produttore moderno. È stato giustamente, come dicevi tu, probabilmente anche intelligente perché nella Berlino dell'epoca deve avere in qualche modo ricevuto l'influsso anche di un certo tipo di musica elettronica. Ha cominciato ad utilizzare la musica elettronica all'interno del pop, gli strumenti elettronici. Un largo uso di sintetizzatori, eccetera, quindi ha dato un po' il là a tutto quel movimento che poi si è sviluppato successivamente. Non ci dimentichiamo che all'epoca, anche negli anni 70, si usavano i sintetizzatori, ma non nel modo in cui lo faceva lui, cioè nel senso costruire un brano con la bassline o sostituire una batteria elettronica era qualcosa di O rivoluzionario, no? non utilizzare assolutamente la voce, perché lui ha vinto un Oscar con Chase, con la sonora di Fuga di Mezzanotte, usando solo tastiere.
quella musica lì con le sequenze del film sono perfette. Completamente aderenti, funzionano benissimo. E nonostante ciò, lui aveva una doppia faccia perché faceva quello e poi faceva Donna Summer. Lui è stato I produttore. Feel Love, cioè comunque parliamo di una capacità creativa e compositiva notevolissima, notevolissima. In Italia, invece, diciamo che quelli che hanno fatto elettronica o comunque qualcosa di new wave o particolare negli anni Ottanta, in molti casi sono stati capiti dopo, quasi Beh, un decennio dopo. appunto, era un po' il discorso dell'essere o in ritardo o in anticipo, no? Cioè, ti fregano un po' tutte e due le cose. Ma io, ad esempio, penso che i Crisma siano stati rivoluzionari per il sound in Italia, per quello che hanno fatto. Non è un caso che poi molti dei loro album siano stati prodotti fuori dall'Italia, all'estero, con grandi collaborazioni da Vangelis a Arto Linsa e negli studi Atlantic, e anche loro un po' hanno scontato il fatto di avere una visione che era molto molto avanti, molto in anticipo su quello che sarebbe poi Beh, accaduto. Però fa parte dell'essere artista in qualche maniera, no? Cioè, nonostante fammi che anche così. pensiamo che Maurizio arrivava da successo degli anni 60, Clamoroso. hanno messo dentro punk, elettronica. New Wave. Loro forse essendo stati molto, convinti, hanno avuto subito il loro pubblico. Invece, penso Garbo a Sanremo, che l'hanno guardato dicendo: ma questo qua che fa? Cosa sta facendo? Beh, era rivoluzionario anche Garbo, nel senso Ma che lo stesso lo ricordiamo Battiato. questo Sanremo con la radio. Sembra, come dire, pronta a essere lanciata sul pubblico, una roba che c'era Pippo Baudo che presentava, c'era una roba strana. E io mi ricordo, ero molto piccolo, ma rimasi assolutamente folgorato, cioè mi sembrava qualcosa di meraviglioso, ecco, era tutto bello, era bella la canzone, era bella sta radio che stava per essere lanciata. Era tutto fantastico. Cos'è? Era possibile. Oggi si va avanti solo coi talent. È triste sta cosa, eh. Gli anni 80 era bello, era un'epoca in cui era facile pensare che tutto potesse essere possibile. C'era Sì. questa visione che è molto diversa da quella, ahimè, Forse Che abbiamo ti oggi. Beh, buttavano sul palco e ti dicevano vai, cioè. insomma, Garbo trova all'incirca 20 anni quando è esordito, un'etichetta come l'EMI che investe parecchio denaro su di lui e per farlo conoscere al grande pubblico gli fa aprire i concerti di Franco Battiato che è in tour con la voce del padrone. Una roba che pensa a farla oggi così, cioè. Cioè, No, wow. vabbè. Mitica produzione dei Fratelli da Bionda e Mitici Righeira. Album No. spettacolare. Pensa che poi questo brano qua era stato fatto 2 anni prima, finché poi sì, i fratelli La Bionda ci hanno messo penso che ci abbia messo le mani sicuramente, ed è diventata una hit a livello. Lo hanno prodotto nuovamente, nel senso la versione originaria, quella di Johnson Righeira, era una versione diversa da quella che poi è finita nell'album. Anche quella molto bella, ma diciamo è come se i La Bionda avessero visto che potenziale aveva questo pezzo e cosa fosse necessario per farlo diventare un hit folgorante. Hanno lavorato in questo senso e infatti Vamos a la playa, insomma, è stato da subito un successo clamoroso. Hanno fatto comunque parecchi singoli perché
Sì. L'estate sta finendo, Tengo di Nero, sono andati a Sanremo, quindi anche loro Innamoratissimo, era un pezzo clamoroso. innamoratissimi. Ecco, per parlare di qualcun altro che è andato a Sanremo, e io ho detto: vabbè, ma questi sono dei geni. Cioè, sempre... Guarda, ancora me la ricordo la performance: si lanciavano dalla scala, cioè non scendevano dall'alto, si lanciavano e planavano, capito, in platea. È una roba che era spettacolare, però. E poi il pezzo era fighissimo. Sì, perché poi loro non, diciamo che non rientravano in quello che era l'Italo Disco, Beh, perché cioè, i puristi direbbero sicuramente di no. Era una forma originale di synth pop, così possiamo definirlo in qualche maniera. Non lo sì, so, poi fa. loro rispetto agli altri dell'Italo Disco hanno avuto una storia più lunga, diciamo, che poi arriva ancora ai giorni nostri, perché Johnson è ancora in attività, tra l'altro con una propria etichetta, produce anche cose particolari e interessanti. Lo seguiamo, ci piace molto quello che fa. Sì, lui è secondo me un bel personaggio. Però invece l'Italo Disco era proprio l'usa e getta, diciamo che c'era la banda di Cecchetto che conteneva i vari Sandy Martin, Taffy. E insomma, e tutta la Via Verdi e compagnia briscola, e invece quella di Freddy Nadjar della Baby Records, che conteneva comunque Gazebo, Denaro, Savage, insomma, parliamo di tutti gli artisti che hanno venduto milioni e milioni di copie, qualcuno ha definito questa musica di plastica, ma secondo me no, perché è la stregua di tante cose pop che ci sono ora. Cambia solo lo stile, poi alla fine non è così male come si dipinge l'Italo Disco. Ma assolutamente, anzi, ti correggerei su una cosa. Magari adesso ci fosse quel tipo di ricerca melodica e quella cura degli arrangiamenti che c'era per il pop dell'epoca. Sinceramente, io non lo rivedo No, ai giorni guarda. nostri. Cioè, tutti gli artisti che hai citato, comunque, a parte appunto, hanno resistito all'usura del tempo, perché ecco, siamo qui a parlarne, quindi evidentemente un valore c'è. Sì, oggi se tu ascolti tante produzioni sono tutte assolutamente uguali, eh. Cioè, fanno lo stampino dello stampino. La cosa bella Quindi è che gente come Gazebo, Denaro, se la giocava nelle chart internazionali senza nessuna paura con i Duran Duran, con gli Spandau Ballet. Non erano solo le classifiche italiane, erano le classifiche tedesche, le classifiche olandesi, le classifiche spagnole. Diciamo che a pensarci oggi, ecco, mi dico Dan. a parte Capisco, che Modena. lo sai da Tu adesso, ovviamente lo sai che noi stiamo preparando non a un film caso lunghe che è con lui. andato fuori il tantino di Stefano. Guarda, io e Stefano siamo diventati amici e devo dire, nonostante tanti che ne parlano male, un po' per invidia, un po' perché Stefano è una persona sicuramente particolare che va gestita, diciamo. Però è una persona molto umana, cioè tutta questa cosa che è successa di dire di Tom Hooker e di Chiaregato, che lui non cantava, che lui era solo un burattino, roba così. Non l'ho mai capito, prima di tutto perché dovevi dirla all'epoca. Se veramente sei così ligio di dire noi abbiamo fatto la musica, io ho cantato, allora non dovevi andare avanti 10 anni. Dopo 2 singoli dicevi: no, scusate, ma è Tom che canta, lui balla, è buona così. Ma senza di lui non sarebbe stato Denaro, non sarebbe No, esistito. ma infatti diciamo così, nella diatriba che si trascina un po', insomma, da qualche anno,
A noi ci schieriamo proprio dalla parte di denaro, cioè nel senso che probabilmente il successo che il progetto ha avuto è legato alla figura di Stefano. Cioè, se non ci fosse stato questa forte presenza artistica rappresentata da lui, il progetto Denaro probabilmente non avrebbe avuto il successo che ha avuto. No, basta anche dimostrare che Successo, insomma. Tom Hooker da solista non ha avuto poi quel gran successo. Ah, no, nel senso che lui ci ha anche provato poi. Sì, però Però insomma, secondo i risultati me. sono stati Allora. notevolmente inferiori, parlo di vendite, non parlo di risultato artistico, parlo di vendite, sono stati notevolmente inferiori ai risultati di vendite che invece per il progetto Denaro sono stati importanti, parliamo di milioni di dischi L'edonismo venduti in tutto il mondo. anni 80, l'immagine degli anni 80 voleva che comunque il performer fosse importantissimo. Assolutamente sì. E lui riusciva a stare davanti a migliaia di persone come nei club, nella discoteca, allo stesso modo, cioè aveva la stessa carica incredibile. E anche non era facile, secondo me, portare avanti anche il personaggio. No, no, assolutamente. Tra l'altro lui ha scritto una sua autobiografia molto interessante in cui racconta gli anni d'oro del successo, li racconta in una maniera molto, molto realistica, perché va oltre le luci, no? I riflettori puntati, e sono stati anche anni in cui lui, che era giovanissimo, in qualche maniera ha dovuto fare i conti con un lavoro che era massacrante, cioè non c'era un attimo di riposo, era un continuo prendere aerei per volare e andare a registrare nello studio, andare a fare il live, servizio fotografico, il videoclip, una sorta di bolla Tanto per che una persona che aveva questi primi anni da. insisteva a cantare con la sua voce, perché Stefano non ha una Sì. brutta voce. No, no, beh, figurati, poi insomma, noi Stefano in questo featuring che stiamo preparando, sarà Stefano a cantare, sarà assolutamente lui, e insomma, poi magari più avanti ne parleremo un po' più nel Assolutamente, dettaglio, magari anche con Stefano, okay? Così magari sai. anche con Stefano, certo. Ma Stefano in live è molto pericoloso. Io l'ho intervistato un paio di volte e ho detto. Bellissimo. È da querela. No, vabbè. Lui sai, lui è senza filtri, cioè le Ma lui è cose le vero, dice in una maniera è vero. molto stretta. Se capisce e ti tari su questo modo che ha di essere sincero e di interagire con te, grossi problemi poi non ne vengono. È ovvio che come dire, provi a discutere con lui, però ti poni una posizione di essere, non di fare i trabocchetti, ma di essere poco sincero, lui ti sgama È chiaro. e va. Torniamo a parlare dell'album, però, soprattutto dove si può comprare, perché, giusto perché è importante questa informazione. Dove si compra? Beh, allora, il vinile è distribuito da Bordello a Parigi, quindi in realtà loro hanno anche un negozio fisico ad Amsterdam ed è ordinabile, però diciamo che possiamo dirlo, il costo di spedizione da Amsterdam è un po' oneroso. Quindi per fortuna abbiamo trovato un negozio a Roma che è Good Vabbè, Music, che probabilmente conosci perché è un storico, negozio storico, insomma esiste. assolutamente. E quindi c'è in distribuzione ed è anche online. Però qui Fabio forse se lo ricorda meglio, c'è anche un negozio a Milano, vero Fabio, che adesso ce l'ha in Guarda, distribuzione. adesso credo che stia per sbarcare a Milano, a Como e prossimamente anche a Bari. Cioè stanno prendendo degli accordi per far sì che Ottimo. comunque le spese di distribuzione per chi lo acquista in Italia siano, insomma, il meno oneroso possibile. Per cui l'acquisto in negozio, il prezzo è molto interessante perché diciamo, è appunto questo bundle vinile più CD, 16 pezzi inediti in qualche maniera in totale,
a 15 euro, insomma. Ah, beh, buonissimo. Considerando devo dire, che siamo che stati ho attenti comprato... a contenere i costi, anche perché ci teniamo che chi ci segue, in questi anni ci ha dato il suo sostegno sui social, e comunque ci ha seguito anche sulle varie piattaforme, possa adesso decidere senza svenarsi di acquistare anche il supporto e, insomma, Ah, e giusto. darci una mano a fare nuova musica, ecco. Ah, quello assolutamente. Ma e poi seguiranno live, no? Siete già in programmazione? Ma sì, ci stiamo attrezzando e insomma contiamo di proporlo sicuramente dopo l'estate, quando speriamo sarà anche possibile, perché insomma sappiamo qual è la situazione, però ecco. Noi insomma siamo già più o meno organizzati, ci sarà Alice Silvestrini che ci accompagnerà, che è la cantante che ha cantato su due pezzi, e niente, quindi saremo praticamente un trio. Bello. Cos'è che vi piace invece di cose nuove? Perché parliamo sempre del passato, ma è anche giusto parlare di oggi. Italiano, straniero, non è che... Cosa ascoltate ora? Cioè, se... Ah, io ascolto, allora, se ti devo fare qualche nome di cose nuove, mi piacciono molto Paul Kalkbrenner, Trent Moller, tutta quella scena elettronica lì un po' più evoluta, diciamo così. Questi sono i primi nomi. In Italia mi piacevano molto, non so se ancora vanno avanti, i Planet Funk, che sono stati secondo me un gruppo veramente rivoluzionario e li ho seguiti. Però credo che ultimamente non ne ho più sentito parlare, quindi Sono un credo po' che... abbiamo fatto qualche remix, per ora non si sa il destino. Quello secondo me è veramente un grandissimo progetto. E vabbè, poi ovviamente ascoltiamo in realtà anche cose molto lontane dalla musica elettronica, anche rock, appunto, cantautori. Però diciamo sostanzialmente ultimamente ascolto più queste cose qui. Biscuvi, che è un DJ tedesco che mi piace molto. Diciamo che ultimamente sto ascoltando molto minimal techno, comunque quei suoni un po' rarefatti. Sì. E infatti probabilmente qualcosa poi si sentirà pure nelle cose che facciamo, perché poi sai, quando ascolti questa musica poi in qualche modo vuoi, no? Vuoi portarla anche un po' dentro le tue. Sì. No, Ma vai. io mi trovo su Paul Kalkbrenner, mi trovo assolutamente d'accordo con Fabio, nel senso che trovo che sia tra gli artisti contemporanei quello che riesce a essere contemporaneo in una maniera molto molto originale. Non l'avrei mai detto, è uno abbastanza, è molto particolare, cioè... A me piace tutta la scena di Berlino, poi, per cui insomma sono abbastanza appassionato. Però mi piacciono anche cose che sono completamente diverse. Io ho una venerazione per Sébastien Tellier, per dirti, No. che è un altro mondo musicale. Oppure quest'anno mi è piaciuto moltissimo il lavoro che ha fatto Kazu Makino, che è la cantante dei Blonde Redhead, che è un concept album molto molto particolare, e lei ha una voce, un timbro meraviglioso ed è un'artista fantastica. Mi piace moltissimo il lavoro di Rachele Bastreghi, Psycho Donna, che è uscito di recente. E lei è la cantante, una delle anime dei Baustelle. E tra le cose che ho scoperto anche grazie a te c'è Castelli, Castelli, che secondo me ha fatto un album, il suo album d'esordio, che lui definisce un EP, ma in realtà è un album, secondo me, che è veramente notevole. Con la produzione bravo. Luca Urbani, c'è Garbo, insomma, bel lavoro, veramente Sì, bello. infatti lo sto sponsorizzando anche lui perché mi piace molto. Un altro gruppo che ho scoperto in ritardo e me ne scuso, che mi piace molto, sono i rappresentanti di lista. Che Accidenti, come no? mi piacciono veramente tanto, cioè, li vedo proprio, a parte il singolo di Sanremo, ma mi sono andato ad ascoltare sia le cose vecchie che l'album nuovo, e mi piace proprio anche come idea di prodotto.
e loro ce l'hanno fatta, perché sono anni che esistono e non è così facile emergere, diciamo, di No. andare e a volte può essere una fregatura, perché tanti indie, diciamo, adesso va tanto di moda dire così, che sono passati al mainstream, poi si sono fregati anche. Ma sai, là dipende un po' Penso al da come vostro riesci a tenere concittadino. dritta la barra del timone durante la navigazione. Se c'è qualcuno che te lo tira troppo e te lo tira da una parte opposta, la barca sbanda. Cioè, devi comunque riuscire a mantenere quella che è la tua visione, no? E far sì che chi ti sta vicino, che sia una major, che sia insomma gente che sta investendo su di te, riesca a capire che è importante. È ovvio che devi ascoltare anche quello che ti dicono intorno, però poi devi Assolutamente. essere tu a prendere delle decisioni, perché altrimenti poi il rischio è che appunto la barca sbandi e prendono un percorso di navigazione che non è quello giusto, quello è più efficace per tutti, anche per la major che investe, anzi per prima, diciamo. Diciamo che poi quando arrivi a certi investimenti è quasi normale che ci vogliono mettere le mani. Ma quello ci sta assolutamente. Cioè non, io, allora, a me quello che piace è che gli artisti che ammiro sono partiti dalla sperimentazione e sono arrivati a una proposta assolutamente popolare, assolutamente pop, ma nel senso migliore, cioè fruibile dalle persone. Ecco, questo è quello che secondo me un artista che ha i numeri dovrebbe pensare di poter fare. Mantenere la propria originalità riuscendo ad essere popolare. Non è per tutti, non è Non è semplice, però semplice. quando ci riesce è una cosa fighissima. Gli U2 degli anni 80 non sono più gli U2 di oggi, per dire, si sono dovuti un pochino vendere anche loro. Però penso, non so, adesso parlavo un vostro romano come tipo Calcutta, che forse da indie veramente così di nicchia, arrivato al successo, forse si è trovato un po' di difficoltà. Forse. Ma alla fine credo che lui sia riuscito comunque a continuare a fare quello che faceva anche prima. C'ha un po' più di mezzi, nel senso che gli album hanno una bella produzione, sono molto curati, ma lui fondamentalmente è lo stesso di quando faceva i concerti in giro per Roma nei localini. Cioè, non credo che sia cambiato poi molto come approccio, come istinto e come capacità compositiva. I mezzi a disposizione gli hanno dato la possibilità di poter fare qualcosa, come dire, di importante, che è riuscito proprio per le sue caratteristiche ad arrivare a un pubblico ampio. Ma noi siamo per l'italo pop, però siamo per No, l'hip hop. vabbè, ma sai cos'è? L'errore comune è pensare che quando una cosa sia commerciale sia brutta. Non è assolutamente vero. Ci sono dei brani commerciali bellissimi e dei brani invece stra di nicchia che fanno schifo, quindi non è quello che, cioè, perché uno magari dice, cioè, è un po' come il cinema, sai, io guardo Truffaut, guardo Kieslowski, però va bene anche Natale in India ogni tanto. No, 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 ma certo, poi secondo me ha tutto pari dignità, nel senso che sempre c'è dietro comunque il lavoro, una visione di qualcuno che sta realizzando quella cosa, insomma. Tant'è Poi dipende che anche da vacanze. quanto sei, da quanto sei anche eclettico, no? Nel senso che c'è chi si può permettere di poter fare delle cose, vedi Battiato, no? Battiato ha musicato Genesi, che è sicuramente un lavoro molto particolare, o Gilgamesh, e ha fatto la voce del padrone, restando fondamentalmente sempre se stesso, no? Quindi un eclettismo e una capacità di espressione artistica spettacolare, Di insomma. trasformazione. Beh, sì, ma anche di sapersi esprimere a seconda di quello che vuoi comunicare, anche
delle persone con cui vuoi comunicare. Cioè Battiato, dopo aver vinto il premio Stockhausen, decide di diventare un artista pop in grado di vendere milioni di copie, e ci riesce, perché tira fuori la voce del padrone, che è un album, non c'è bisogno di aggiungere nient'altro, che, insomma, che è fondamentale per tutti noi, che è anche per noi che siamo qui, per quelli che probabilmente ci stanno ascoltando, insomma. Beh, io adoro anche questo, però. Patriot, che spettacolo. Sì, sì, no, effettivamente. Però mi è piaciuta la cosa che avete detto, a volte si cade nell'effetto nostalgia, quello che evito anch'io col sito, perché poi ogni tanto capita, perché è normale, però usare suoni del passato non vuol dire essere per forza nostalgici, cioè se i Daft Punk hanno fatto il disco usando Moroder o usando il chitarrista degli Chic, però l'hanno messo in una chiave moderna, quindi è quella. Sì, vabbè, ma certo. No, ma poi voglio dire, mi fa un po' ridere questa cosa, no? Come dire, uso una chitarra elettrica, c'è l'effetto nostalgia, visto che la chitarra esiste da 60 anni. Sì, dai, però. Cioè, insomma, voglio dire, alla fine è un po', secondo me, l'utilizzo che ne fai. È normale che se si riproduce una cosa esattamente come è già stata fatta, probabilmente, ecco, questa cosa un po', diciamo, a volte mi disturba, tra virgolette, in quello che ascolto. Se c'è qualcosa che è una riproduzione didascalica, fatta con gli stessi suoni, con la stessa modalità, a quel punto non ne capisco il senso. Ma se c'è invece, come tutta la musica moderna è come dire, un calderone all'interno del quale uno mette diverse influenze per poi generare qualcosa di nuovo, allora siamo nell'ambito appunto del normale processo creativo, no? Cioè è chiaro che nessuno di noi inventerà un nuovo genere musicale, però probabilmente si può comunque essere creativi mescolando vari elementi. Ecco, io mi sono perso un po' di messaggi perché si era bloccato, adesso volevo leggere un po'. Video Killer Radio Star 77 pieno video, no, Video Killer Radio Star del 1980, ed è stato il primo video ad aprire le trasmissioni di MTV. Per quello che ti dice il primo video musicale, non è vero che è il primo video musicale, però diciamo che così è stato Hans Zimmer, anche con la Rain Man, anche Over the Top, giusto? Poi cosa c'è? Grandioso il fenomeno di Teledisco, ricordate quel duo degli Scotch? Sì, come ricordo no. Il nome, scusa, sto pezzo micidiale con lui che tossiva, avevamo campionato lui che tossiva, sì, Lancini si chiama lui, e sono ancora in, tra l'altro fanno anche cose moderne loro. Calcutta di Latina, non di Roma, scusatemi, vabbè, anche. Calcutta di Latina, dove ci sono tanti campi precisi, però. No, vabbè, sì, comunque ci sono tante cose che. Beh, quello che volevo dire prima era il fatto che Vacanze di Natale del 1983 è stato rivalutato e ha avuto un successo incredibile. Nonostante che ne abbiano fatti tantissimi altri, non sono più riusciti a fare quell'intenzione, quel successo. È difficile a volte rifare un successo del genere, che sia musica, arte. Sono cose che fanno tremare un po' i polsi, nel senso che, vabbè, adesso si parla del remake di Altrimenti ci arrabbiamo. Sì. Che cosa accadrà? Boh, magari verrà fuori una figata pazzesca, però. Però io in molti casi mi dico perché. Sì. Però, insomma, sulla carta, dai, cioè, io. Cioè, no, comunque me lo andrò a vedere, cioè, non ho preclusioni, cioè, non parto dicendo una cosa orrenda. Però. Però insomma, se volete dare qualcosina in più, allora sì, certo. Sì, tu dicevi perché un successo come Vacanze di Natale è in qualche maniera irripetibile, ma un po' perché secondo me nemmeno loro se lo aspettavano, cioè quel successo è frutto di una serie di alchimie
imprevedibili, che vanno dall'aver individuato il cast giusto, la sceneggiatura ben scritta, il fatto di fotografare un momento storico in una maniera molto precisa e soprattutto l'utilizzo delle canzoni all'interno della colonna sonora, che ha reso il film memorabile, perché sono tutte canzoni, cioè, tutte canzoni che Sì, sono entrate nella storia. assolutamente. La stessa cosa di Due sapori di mare. Insomma, diciamo che lì Vanzina erano nella massimo, forse È il massimo momento migliore. splendore. Sì, il momento migliore. Poi è difficile anche ripetere, però, beh, ma poi pensa. Anche il nostro, diciamo, i film anni 70, fine anni 70, così, le varie, la dottoressa, le grandi manovre, così, che sono state, La commedia scollastica dall'italiana, certo. che sono state rivalutate addirittura da, come si chiama, Beh, Giusti è un Quentin cultore, appunto. Tarantino. Tarantino è un Sì. cultore, per dire, quando. Tarantino, sì. Beh, ma i Vanzina però fecero anche un film che io adoro, che è Sotto il vestito niente. Cioè, parlando di eclettismo, loro non erano in grado di fare la commedia, il film d'autore, il film di genere, il thriller. Sotto il vestito niente è un film che ha una fotografia spettacolare. E anche là, in quel caso, una colonna sonora molto figa. Se non ricordo male, di Vero. Pino Donato, Ma voi durante gli che anni era. 80 siete cresciuti a Roma? Beh sì, fondamentalmente sì, poi ci spostavamo, il periodo estivo era, io andavo in Sicilia, quindi con le spiagge siciliane, il jukebox che segnava, no? Quindi non avete visto la Milano degli anni 80? Ce la siamo immaginata, cioè, io ci sono andato in trasferta un paio di volte quando ero più piccolo, perché tifavo Milan, però ero già un po' più grandicello, insomma, avevo intorno, forse la prima volta, 17 anni. E, beh, l'esperienza fichissima, cioè Milano mi è sempre piaciuta, cioè non Eppure pensa che per me, che ho vissuto gli anni Ottanta in un paesino, Milano era la cosa lontana, la metropoli, era veramente un mondo da Blade Runner quasi. Però si aspirava ad andare nella grande città a vedere, appena uscivano le mode, cercavamo di replicarle, però poi diventavamo un po' goffi perché a Milano c'erano i paninari, però cosa succedeva? Che il paninaro era una moda comunque da ricchi, perché Dove avere tanti soldi da spendere. Timberland, cinture, Bass Company, così. E Diventare. noi in un povero paese, figli di agricoltori, di operai, così, noi avevamo le like. Non le Nike, le C'erano anche le like. Mike con la M. No, con la L, le like. Noi c'erano i tarocchi del Charro, i tarocchi della Best Company, perché non Sai c'erano. che ho scoperto? Perché io non ero paninaro, però lo era mio fratello, che a Roma i paninari erano i tozzi, forse te lo ricordi, fa. Sì. No, si chiamavano i tozzi. E le cose che mettevano i paninari a Milano non erano le stesse che mettevano i No, paninari a Roma. Cioè, perché la il Moncler lo utilizzavano di più a Milano come piumino, perché a Roma si metteva il CS. Cioè, erano veramente pochissimi quelli che. Poi il Millet proprio era una minoranza. Se parlate con Bircide, che è il paninaro doc, i paninari nascono tra Torino e Milano. Tra Torino e Milano. Poi sì, si sono sparsi un po' in tutta Italia, ma diciamo che quella. Io non ero. Io ero un po' più dark. Anch'io, io ero New Wave, poi vestivo di nero proprio. Capelli lunghi, vestito sempre di nero. Ascoltavo i Cure, Depeche Mode, Joy Division. Quindi. Pure noi eravamo in quei paraggi, mi sa, insomma, era un po' quella la cosa. Però Però sei. che negli anni mi sono diventati simpatici i paninari, cioè, ma mi erano simpatici anche all'epoca, anche io, mio fratello fondamentalmente lo era, per cui non avevo questa cosa Però cioè. era quasi viveva male, perché era un po' dire
diciamo, era la classe della ricca, di quelli della Bocconi, e invece i sono i poveracci della campagna. Quindi lo subivamo, beh, sarà un po' un bullismo, ecco, non cyberbullismo, ma c'era un po'. E quindi Erano c'era. tacciati un po' di superficialità anche i paninari, nel senso No, che. no, forse, beh, sì, beh, sai cos'era, un modo di esprimersi, forse anche Sì, un di. po' questi slogan, questi slang. Invece ci trovo molta creatività perché poi si erano inventati una sorta di linguaggio, no? Il fatto di avere le ragazze che scrivevano le spitinzie, la moto si chiamava il ferro, cioè delle cose che sono. La TV aveva capito subito la potenzialità. Prendendo questi personaggi e mettendoli nel drive-in, mettendoli dentro Striscia la Notizia come velini o come insomma, si era capito che era una cosa sicuramente Sì. caratteristica. Sicuramente è una forte caratterizzazione del periodo, nel senso che in effetti se pensi alla Milano da bere, pensi a una cultura, un'espressione culturale giovanile, la prima cosa che ti viene in mente sono i paninari. Cioè, e poi c'erano anche i metallari, c'erano i punk, c'erano i dark, c'erano i wave, però i paninari sono quelli che in qualche maniera avevano rubato la scena, tant'è che quando i Pet Shop Boys vengono a Milano, Fanno il video rimangono con. incuriositi da questo fenomeno di moda e talmente incuriositi da dedicare poi, insomma, la E mitica paninara. Hanno hanno fatto il video con veri paninari, perché hanno girato le fatto. scene a San Babila, così. Ma sai cos'è? Proprio la differenza che si notava così del paesino, della grande città, che quando anche anni dopo è successo questa cosa qua, che andavo a Milano a comprare i dischi e ti guardavano sempre con diffidenza, poi quando ti vedevano dopo 3, 4, 5 volte capivano che sganciavi la grana, allora c'è il milanese imbruttito che è rimasto ancora oggi come diciamo che è il Paninaro 2.0 che si sono creati questi comici qua è una cosa che resiste comunque nel tempo. Comunque, cioè, le vie del lusso a Milano, così, cioè, ci sono anche a Roma, ci sono a Napoli, ci sono ovunque, però Milano ha sempre tenuto questa impronta d'élite, diciamo, un po' Però figaccia. a noi piace, cioè nel senso anche quando di recente ci è capitato di andare a Milano in tempi in cui stavamo muovendoci per cercare un'etichetta con la quale esordire, insomma, il fatto di andarcene in giro per Milano ci piaceva. Dice, ve lo ricordate il film Italian Fast Food? Sì, Come no, lo ricordiamo. assolutamente. Ma io mi ricordo anche il ragazzo del Pony Express. Cioè, beh, a parte gli Uppis, insomma, sono tutti film che in qualche maniera sono stati delle fotografie del momento. Oggi sono, al di là del fatto che possono essere invecchiati, che possono piacere o meno, però ti restituiscono comunque un'immagine interessante di quello che eravamo. Io E già solo per questo hanno un merito. consiglio un film di nicchia che piace a me ed è stato girato vicino a casa tua, che c'è Chewing Ah, cavolo, come no? L'hanno girato qua, vicino via Merulana, proprio. Sì, e come sempre con Jerry Calà, insomma, tutto il. Però è meno C'era conosciuto, Mauro Di Francesco, sì. c'era dentro Massimo Ciavarro. Massimo Ciavarro. Il Crisma 75 mi state commuovendo. No, no, non vogliamo commuovere assolutamente. No, ricordiamo delle cose un po' particolari, però sì, il cinema, la musica e la moda, perché pensiamo che la moda degli anni 80, le mega spalline, Spallina. anche i colori nella moda, così il bere, sono cambiati anche i gusti, il mangiare. Sai che Mangiare ci insomma, cioè, poi non so se a Milano, però a Roma c'è stato il periodo del vediamo. clamoroso, vabbè, la pennetta, la vodka, poi girava tantissimo il risotto alle fragole, io mi ricordo. Allora, sai che io ogni tanto pubblico ricette sul sito degli anni 80, di ricette anni 80 per poterle riprovare. Addirittura avevo messo il menu
di un menù di Capodanno da rifare in casa dedicato agli anni 80. Delle Bellissimo. cose, l'aspic, quella gelatina, tutto sulla la gelatina in qualsiasi cosa si metteva, e la Ovunque. panna, Gelatina e e panna come se fiume di piovesse. panna. Panna ovunque, cioè mi ricordo questi primi pieni di panna, cioè. Sì, degli abbinamenti terribili, insalate russe. Vero, E è poi c'era vero. sì, c'era l'influenza anche dell'America, perché vedevamo i telefilm americani, quindi Miami Vice, quindi tutti vestiti di bianco, Vero, vero. le Beh, io mi spadrille. ricordo anche le camicie hawaiane, Magnum PI, a un certo punto, cioè io mi ricordo mi sono comprato una camicia hawaiana, che poi cioè, non ho mai più messo camicia hawaiana in vita mia. Eccola. Ce l'ha. Eccola. No, bellissima. Solo che mia moglie non me la lascia mettere, non so perché. Perché? Non so perché. Accidenti. La Simmental, no, quella resiste purtroppo. No, volevo farvi vedere un po' di dischi e dirvi cosa ne pensate, i vostri ricordi. Vai. Ah, proprio. Blondie? Sì, Heart guarda. of Glass? Sì. Sì. Beh, insomma, parliamo, a parte insomma, di uno dei miei primi sogni erotici, credo, cioè, Debbie Harry proprio. Lei e Cristina Moser de Crisma, fondamentalmente, cioè, proprio nei miei altari. Pezzo con una produzione clamorosa e suonato bene, semplice in qualche maniera, ma dove tutto funziona alla perfezione e c'è il carisma di Debbie Harry che troneggia tutto. Laura dice il Billy, che buono che era. Da noi andava fortissimo il Billy. A Roma manco si trovava il Billy, cioè No? non me li no, non Il credo Billy proprio che ci fosse. era un E me lo bricchetto. Addirittura ricordo, sì, era. c'era il portabilly sulla cintura, che era una roba proprio da truzzo incredibile, ed era stato ritirato dal commercio perché era pieno di coloranti, faceva malissimo. Cioè, mancava l'Eternit dentro praticamente. Beh, noi a Roma eravamo salutisti, quindi non ha varcato la linea gotica, praticamente si Ah, è no, fermato prima. da noi praticamente cioè, negli anni '80 era l'estate, cioè l'equivalente dell'estate Billy. Cioè, qua se ne andavano a litri. Quindi, se ho resistito a Giustissimo. quello, il Covid. Niente, cioè, proprio ormai siete entrato. Questo più particolare. Matt Bianco. Bianco. Ah, come no? Matt Bianco me li ricordo bene perché erano veramente originali rispetto alle cose che si sentivano all'epoca. Però la cosa che mi colpiva è che era in realtà era una riproposizione di cose, diciamo, più o meno legate agli anni 60, però tutto fatto con sintetizzatori. Cioè, la cosa era strana. Quindi era particolare per quello il suono. Devo dire che mi. Sì, era strano, molto strano. Come? Molto particolare. Sì, c'erano adesso non mi ricordo, ma c'erano due o tre singoli che erano veramente, veramente Comunque, negli anni interessanti. Ottanta, come diceva Fabio, giustamente c'è stato questo riappropriarsi degli anni 60 in chiave sintetica. Io mi ricordo pure Ivan Cattaneo che faceva le cover Polisex, delle canzoni anni una zebra può. 60 che erano fighissime. Eh sì, perché negli anni '80 erano tornati gli anni '60, quindi Bandiera Gialla, Rimini, i film, come abbiamo detto prima, ambientati negli anni '60. Sì, è una cosa che è successa. Sì, negli anni '80 si è visto gli anni '60, adesso stiamo rivivendo gli anni Sì, '80. esatto. Sì, beh, questa sale che ci davi prima, in effetti, aveva una colonna sonora totalmente anni Sì, '60, se non assolutamente ricordo sì, male. dentro Cuore Matto, c'è cioè dentro. Però bisogna dire che gli anni 60 c'è stato un calo totale, e invece gli anni 80 resistono da decenni ormai. Beh, sì, c'è chi dice che è il decennio che non avrà mai fine, perché in qualche maniera ciò che si porta appresso gli anni Ottanta è una dimensione di magia che rende questo decennio diverso da tutti gli altri. E qua
tocchiamo, come dire, i mostri sacri. Michael Jackson. Vabbè. Io sono malato di Jackson, veramente direi che non, che non, non secondo me non, non riusciranno mai a fare, nessuno riuscirà a fare qualcosa come lui. Vabbè, lui, Prince, sono stati, come dire, Joy Division. Sì. Cioè, vedo un po', cioè, ci arrivo dopo perché vedo la copertina, la plastica che tu ami tantissimo. I Joy Division io li ho iniziato ad apprezzare dopo, devo dire la verità. Anche come ti ho già detto in privato, ho apprezzato poi quello che hanno fatto più il dopo, cioè quindi New Order. Anch'io. E sicuramente anche voi, perché come sonorità diciamo che hanno tolto un po' di quel cupo e sono diventati leggermente più solari, anche se hanno, comunque tenendo una dimensione loro. Sì, ma è stato da lì, cioè l'idea è stata quella di prendere diciamo la sensibilità che c'era dietro il Joy Division e dargli un colore, no? Renderla più allegra, la profondità del Joy Division con la ritmica potente e originale dei New Order. Insomma, è da lì che è nato poi il successo. Se fossero rimasti Joy Division, probabilmente sarebbero restati di nicchia. Sì. Stavo dicendo, no, stavo chiedendo, scusate, ma gli Aerosol, sì, gli Aerosol erano particolari, molto divertenti secondo me, però non Sì, li ho mai apprezzati più di tanto, non vabbè, come loro. Ghost in the Machine, uno dei miei album preferiti quando ero piccolo, Ghost in the Machine. Ho tolto il preservativo. Tra l'altro io trovo che la copertina sia di una bellezza sconvolgente. Hai polizia? Cioè, tante copertine belle, anche Synchronicity è una copertina molto bella, ma Ghost in the Machine, questa cosa delle loro facce riprodotte col quarzo, è di una, cioè, è geniale proprio. E poi È loro bella visivamente. Mischiavano tutto, perché reggae, rock, pop, c'era punk, tutto. loro... Cioè, le prime cose dei Police sono quasi punk addirittura. Poi Copland come batterista, cioè le ritmiche dei Police sono qualcosa che era veramente sconvolgente per l'epoca, perché ci trovi tutto, l'influenza del reggae, ci trovi il punk, ci trovavi il rock, la new wave, era una roba Stanno micidiale. Poi dicendo King come sì, cantante. certo. La cosa incredibile è che erano in tre, sembravano 15. sette, otto. È vero, E poi non avevano i sintetizzatori, cioè non mi sento, in realtà c'erano poco, però c'era qualcosa nei dischi, ma molto però sì. era una proposta musicale talmente potente che a me già da piccolo piacevano i synth, però mi piacevano tanto anche i Police, che i synth non li avevano. No, assolutamente. Qua dice Laura, i Clash e Ramones. Beh, i Clash sì, assolutamente a 80 a pari Ramones, più Beh, tirano più diciamo fine anni verso 70. gli anni 70, però. E poi mi ha detto quella prima Boy George. Boy George l'ho insultato 2 giorni fa perché sono andato sulla pagina perché erano 3 giorni che preannunciava la vittoria dell'Inghilterra agli europei e allora sono andato a sfotterlo, mi sembra giusto. Bastardissimo. Profondo rosso, vabbè, qua insomma tocchiamo corde che ci portano alla commozione. Perché richiama comunque un vostro brano anche. C'è un titolo di un vostro brano. Sì, beh, Certo. noi adoriamo Dario Argento, Suspiro on TV è il titolo di una delle nostre canzoni. Profondo rosso è penso in assoluto il film che ho visto di più in vita mia. Non Ah. scherzo, lo so praticamente a memoria, inquadratura per inquadratura. È una roba. Cioè, adoro tutto di quel film. Simonetti è veramente bravo. La cosa più particolare adesso, vediamo.
Matt Bianco. No, no, Steel Council. Steel Council. Guarda, mi piacevano, ma erano troppo raffinati per me. Mettiamola così. Beh, però lui sa che poi Weller, durante gli anni 90, così, si è buttato a capofitta nella musica elettronica, eh? Come no? Ma lui comunque veniva dal mood, nel senso che la sua band precedente aveva quel tipo di sonorità, veniva da quel tipo di sonorità. Ma lui è un grandissimo personaggio, mi è sempre piaciuto molto anche il suo eclettismo. Diciamo che in quegli anni, parliamo degli anni 80, ascoltavo cose un po' differenti. Qua ritorniamo a quello che ha detto Fabio. Questa l'avevo comprato per la copertina. mi piaceva molto lei. Io per lei forse più anni 70, no? Anche lei come Ramone. È un po' come Joan Jett, diciamo. E beh, qui altri miti. Loro secondo me hanno avuto l'effetto contrario, sono cresciuti negli anni. Cioè, secondo me erano bellissimi, anche il primo album è spettacolare. Sempre, in tutte le loro fasi, compreso l'ultimo singolo. Cioè, continuano a piacermi sempre. Ai tempi venivano considerato molto boy band. Sì, ma sempre erroneamente, perché comunque si trattava di, secondo me, di un innanzitutto di bellissime produzioni. Loro suonavano benissimo già all'epoca, erano dei bravissimi musicisti. Non so se il termine boy band è appropriato. Lui è migliorato con la voce. Comunque nella diatriba di Duran Duran, Spandau, tutta la vita di Duran Duran. Duran Duran, assolutamente. Tutta la vita proprio. Proprio non c'era proprio storia. Anche se Tony Hadley come voce... Tony Hadley voce spettacolare, ma anche gli arrangiamenti degli Spandau sono bellissimi negli album, però secondo me c'era molta più creatività e originalità nei Duran Duran che negli Spandau. Intanto Laura sta continuando a scrivere, ma sai cos'è? È impossibile nominare o far vedere tutte i dischi che sono buoni, tutte le cose buone fatte in quella decade, o appena prima, quindi parliamo dal 78 al 90, perché poi dopo il 90 è cambiato tutto, è cambiato tanto. Ci sono state comunque tante buone cose. Io ho adorato il grunge, per dire, quindi per Jam, Nirvana, Stone Temple Pilots, ci sono state tante cose buone, cose inglesi, quindi Oasis, Blur. Pulp eccezionale, sì, c'è stato tanto, però effettivamente gli anni 80 potrei andare avanti una settimana intera a guardare, a farvi vedere noi, perché così poi questo mi ha cambiato la vita. Music for the Masses, cavolo, questo è il mio album preferito, penso, ma anche a Fabio so che piace molto. Loro lì, sì. Secondo me, Depeche Mode... La perfezione, però. Ma voi avete mai visto il video dei Depeche Mode ospiti da Mike Buongiorno? Come no? Poverini. Sì. Completamente ignari di essere nelle mani. Ma questo, ma perché? Però, ecco, Mike aveva questa roba qua... incredibile, di trattare tutti allo stesso modo, che quindi è una cosa positiva, però di non rendersi conto chi aveva davanti. Ma lui credo che importasse veramente poco, cioè alla fine, no? Nel senso che trattava tutti come l'ospite, quindi gli dava la possibilità di essere lì, la dignità, insomma, però poi i Depeche Mode, tra l'altro, erano giovanissimi. Forse non tutti avevano neanche 18 anni in quel video. Adesso non mi ricordo che cosa, ma forse Shake the Disease, qualcosa. Sì, cioè, quindi parliamo dell'80, 81, 82, insomma. Sì, erano proprio lì agli inizi.
Anche loro resistono alla grande, nonostante tutti i Vabbè, problemi di loro. Gun, di insomma, tentati suicidi e robe del genere, però. Sì, diciamo che hanno, come gruppo hanno affrontato momenti particolari, anche momenti di frattura, di tensioni Interna. all'interno, però ecco, loro sono l'esempio di chi è stato in grado anche di reinventarsi, no? Cioè, Sì. ogni nuovo album dei Depeche Mode contiene comunque degli elementi che li rende immediatamente riconoscibili, ma anche nuovi. Cioè, a me piacciono comunque sempre. Vi Anche consiglio nel il Delta film con Machine, gli album più sì. recenti, li trovo bellissimi. Poi Vi consiglio il sempre film prodotti benissimo. che hanno fatto, il film che ha fatto il loro regista storico Sì. dei loro video, ha fatto un film Bob che è molto bello, che racconta la storia di questi fan da tutto il mondo con le loro storie e come hanno influito i Depeche Mode nella propria vita. Tipo, ad esempio, c'è una ragazza che ha avuto un incidente quasi mortale in macchina e non si ricordava più niente, l'unica cosa che si ricordava erano le canzoni dei Depeche Mode. Cosa Guarda, io incredibile. proprio l'altro giorno facevo questa considerazione tra me e pensavo che le canzoni molto spesso cambiano di più la vita a chi le ascolta che a chi le fa. Perché Sì, assolutamente, perché chi le ascolta abbini le associa a poi a momenti della un momento. vita, a momenti particolari, assumono un valore, un'importanza che travalica poi chi magari l'ha realizzata magari ci ha impiegato 20 minuti a scriverla perché gli è venuta così di getto. Sono 20 minuti in cui hai fatto una canzone che però per un altro invece assume un'importanza clamorosa. A E me è voi quanto capitato, ad esempio. impiegate a fare una canzone? Ah, no, vabbè, non parlavo cioè a me è capitato No, come ma no, vabbè, ascoltatore, mi aggancio alla cosa, per curiosità. guarda, noi siamo, Fabio, di tu, non abbiamo Ma guarda, una. tempo. Sai, a volte magari l'idea si sviluppa più velocemente, altre volte ci metti più tempo, altre volte smonti, rimonti. Non c'è secondo me una regola, ma credo che questa cosa valga un po' per tutti, no? Per chi fa musica in generale. Magari ci sono delle volte in cui vedi che le cose vanno molto veloci e ti funzionano subito. Qualche altra volta c'è qualche intoppo, qualche altra volta ascoltiamo e non ci piace più. E quindi diciamo che è un processo molto, in realtà è molto complicato perché devi essere giudice di te stesso molto spesso e quando ci lavori troppo è difficile un po', come dire, avere il distacco giusto per valutare quello che stai facendo. Infatti, che problema è che Però il poi dopo fatto di si essere in due ci aiuta tutto sommato. che uno dei due Cioè, dice basta, fermiamoci. no, nel senso che cioè, aiuta, cioè, ognuno di noi ha un punto di vista differente, no? Magari nota di più delle cose, ne nota meno altre. Questo in qualche maniera ci aiuta poi ad avere una visione complessiva e d'insieme che è abbastanza poi varia. Cioè, il problema sarebbe stato se fossimo stati tutti e due con un approccio molto simile, allora là diventa giustamente insomma, più a rischio perché come fai a capire oggettivamente se funziona? Poi il fatto di avere tante collaborazioni nei nostri brani ci dà comunque l'agio di poter avere anche il punto di vista differente, un colore differente che va dall'interpretazione o alla chitarra. O dal suono della chitarra, o dal suono del synth, del pianoforte, insomma, sono tutte cose che poi vanno ad arricchire i nostri pezzi. Sto mettendo qua. Aspetta che. Ah, questo è il videoclip di Osom. Io sai che adoro questa canzone, Questa pensa che è la prima canzone in assoluto di Milano 84. La prima canzone che è nata prima che avessimo idea di Milano 84. No, facciamo vedere. Intanto abbiamo perso il tuo socio, mi sa che. Non vedo più Fabio. Vediamo se lo recupero.
Intanto diciamo che questo non lo trovo, vediamo, sì. Che comunque avete un canale anche YouTube dove intanto insomma possono ascoltare i singoli, che non è una brutta cosa. No, 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 sul nostro canale YouTube ci sono tutti i videoclip che hanno accompagnato l'uscita dei nostri singoli, uscita digitale. No, ti dicevo che Osom, che è il pezzo che citavi prima, che è quello che a te piace molto, è stato proprio il primo pezzo che abbiamo realizzato. E lo abbiamo realizzato prima ancora che Milano 84 diventasse un progetto vero e proprio, cioè è stata proprio la prima canzone che ha fatto nascere tutto. Però lì c'è proprio l'intenzione che mi piace, anche il modo con cui viene cantato. Il Kid Mielis ha fatto un bellissimo lavoro di interpretazione perché Alice Castagnoli, che è considerata da molti la regina della New Italo Disco, anche lei è molto versatile e nel caso di Osom è riuscita a dare quella sfumatura solare che volevamo che l'album avesse, che la canzone avesse. Anche lei insomma, è una delle persone, delle amiche con cui ci piace molto lavorare, tant'è che poi con lei abbiamo fatto il singolo, quello che è attualmente Sì, fuori, che italiano. in questo caso cantato in italiano. Mi No, dispiace per infatti. Fabio, non so cosa E lo sia. sto cercando di rinvitarlo, almeno facciamo il saluto finale, però non. L'ho invitato, ma non lo vedo più partecipare. Vedo che su Facciamo WhatsApp. intanto, diciamo, allora, la domanda, come si chiama? Come si chiama quello della Rai che fa il programma? Quale? Sei, il programma, non mi viene in mente il nome beh, perché dovrebbero comprare questo disco? Perché dovrebbero comprare questo disco? Okay. Io lo so perché. Però vuoi che lo dica io? Sì, è Ok. giusto perché Allora, sennò. no, 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 certo. Allora, No. secondo me dovrebbero comprare questo disco tutte le persone che in qualche maniera amano Eccolo che torna. è tornato Fabio? Mi sembra di sì, Ok. ma Sai, un po' inviato la richiesta. quello che caratterizza un po' Milano 84 come progetto è questo approccio che abbiamo, cioè nel senso che a noi quello che piace molto è degli anni 80 il fatto che le produzioni musicali avessero una forte cifra stilistica riconoscibile e tra questi tratti di identità ci fosse l'eleganza. Quasi tutto ciò che è stato prodotto negli anni 80 era comunque bello ed elegante, non era mai volgare, non era mai sboccato. Quest'album è un album di romanticismo elegante che mixa insieme l'Italo disco e la canzone d'autore, che gioca con testi in italiano e testi in inglese, con sonorità che hanno un piede negli anni Ottanta e un piede negli anni di oggi, tutto questo in chiave molto pop e molto, speriamo, E poi c'è tanta interessante, roba, la affascinante. cosa da dire è che c'è tanta roba, perché comunque il Sì. vinile contiene sei brani, ma il CD contiene veramente una quantità industriale. Sì, perché riprende le sei canzoni del vinile più altre 10, tra inediti, alternative version e remix. Quindi sono 16 brani in tutto. È difficile fermarsi poi. È difficile? No, per me quando hai idee, vuoi metterci dentro cose, è difficile poi scegliere, togliere e dire questo non lo Sì, ma mettiamo, questo lo mettiamo. guarda, un po' questa cosa è nata anche dal fatto che ci sono state. Vabbè, il Covid ha rallentato l'uscita dell'album, ma l'ha rallentata proprio fisicamente, nel senso che hanno chiuso le stamperie, quindi non si poteva stampare fisicamente il vinile.
Quindi abbiamo fatto un po' di necessità e virtù nell'attesa e abbiamo lavorato ai pezzi nuovi, degli amici ci hanno regalato i loro remix e alla fine abbiamo detto, sai che c'è, visto che dobbiamo aspettare, a questo punto facciamo un'uscita memorabile, no? Facciamo un'uscita importante, facciamo l'uscitina piccola, insomma. E per fortuna che non avete fatto un libro, se no usciva in fascicoli settimanali. A distanza usciva. Beh, io vi ringrazio, intanto. Tanto lo sapete che Grazie le porte degli anni Ottanta per voi sono sempre aperte, diciamo. a te. Grazie, grazie Massimo. E penso proprio che ci risentiremo magari in un futuro non così lontano insieme a Stefano. Grazie. Guarda, tra l'altro l'abbiamo sentito proprio oggi per degli aggiornamenti sulla canzone a cui stiamo lavorando e che vede Stefano Denaro come featuring d'eccellenza. E perché no? Diciamo, magari la prossima volta possiamo pensare di fare qualcosa che coinvolga anche lui, magari parlare, cominciare a parlare, a svelare un po' di questa cosa nuova. Assolutamente. Niente, vi ringrazio. Buona Grazie a te. serata. Tanto questo video si potrà poi rivedere ovunque, anche nei bagni di Roma Termini. Cioè, sarà anche a Termini, sai, le paline quelle che fanno vedere. Anche Tra un su. orario e l'altro del treno comparirà questa diretta Instagram. Niente. Intanto il tuo socio si è frizzato Fatti festeggiare. come nella migliore sequenza anni 80 e Esatto. niente, ci sentiamo a presto.